Consigliere, come si spiega il calo dei voti ottenuto nelle frazioni? Ma non soltanto nelle frazioni, anche in tutta la città, in Puglia, in Italia, l'astensionismo ha due voci. La prima, chi protesta, e naturalmente dovrebbe sapere che non è così che si esercita la protesta, perché comunque alla fine tutto si decide e gli eletti decidono anche per loro. E poi c'è un'altra voce di chi ha una cosa più importante da fare quel giorno. E allora, siccome pensa che magari ci andranno gli altri a votare, e quindi in quel modo delega anche il voto, poi magari questo modo di fare porta anche dei risultati spiacevoli e non apprezzati. Quindi mi preoccupa di più la seconda fascia dell'astensionismo. Vorrei chiederle anche se renderà pubbliche le spese elettorali. È un obbligo previsto dalla legge, bisogna depositare entro un termine prestabilito il dettaglio delle spese elettorali e depositarlo presso la Corte d'Appello. Chi non lo fa subisce addirittura la decadenza da consigliere regionale, quindi diciamo è scritto nella legge. Consigliere, se sua figlia fra qualche anno le dicesse che vuole fare politica, che cosa le risponderebbe? Che la politica è una grande attività educativa e vale la pena farla sempre, a mia figlia come a tutti i ragazzi del mondo, perché ci sono tante cose che si vedono quando si vive da cittadino normale e si vede che non vanno bene. Uno dei modi per poter migliorare le cose è stare nell'amministrazione pubblica. Finora non se ne sono inventati di metodi nuovi e diversi per poter migliorare le cose. Quindi la politica è una grande attività educativa, formativa e dove davvero si possono risolvere le cose. Quindi inviterei a farlo. Infine, a chi vuole dedicare la sua vittoria politica? La dedico a tutti quelli che mi hanno insegnato, in particolare nella mia città, che devi guardare il mondo dalla parte di chi se la passa peggio, che poi fu il motivo per cui io decisi di fare attività politica. Quindi siccome questa educazione mi è rimasta nel cuore, mi è rimasta nella mente, dedico proprio a queste persone che hanno abilitato questa mia parte del pensiero.